Semimanubrio è andato. Ricordi chi guido io? Io l'attacco e basta. Esatto. Tagliamo, impegniamo, la mettiamo un po' di traverso. Sì. Finalmente maturito, non mettere la GoPro, metto la GoPro, non entro, accendo, no SD. Sì. No. Mai una gioia. Mai una gioia. Sto stronzo all'esterno il curvone mi ha passato, capito? Perché lui se la prende con i più deboli, no? Vabbè, sto zup raga. Comunque, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. E per l'ennesima volta siamo qui in garage, pronti a lavorare sulla nostra R6, che è ridotta un po' così. E quindi ora facciamo un po' la conta dei danni e vediamo di ripararla, perché lunedì sarò a Misano per il Pirelli Day con dei personaggi che poi vedrete. Cioè, dal furgone alla porta del garage sono praticamente zuppo. Prima di partire con la pulizia e le riparazioni dei danni che ho fatto nell'ultima gara, vi faccio vedere un po' che cosa ho rotto e facciamo un po' la stima dei danni. Tanto, come potete vedere, semimanubrio è andato, e nemmeno il tronchettino, proprio direttamente l'aggancio. Ve lo faccio vedere. Si è completamente spaccato il... Metti a fuoco sto coso. Buttare. Poi abbiamo rotto il poggiapiede delle pedaline, quello lato sinistro dove sono scivolato. E la cosa più fastidiosa è che ho rotto il nottolino alzamoto, quello dove si mettono le forchettine dei cavalletti. Quindi io ho dovuto appoggiare la moto al muro. E adesso sarà un po' difficoltoso lavorarci. Più che altro si è rotta dentro la vite e quindi dovrò in qualche modo toglierla. Quindi adesso sto pensando un attimo come fare, se fare un intacca e provare a girare, oppure prendere il trapano e trapanare direttamente. Adesso cercherò di studiare la soluzione migliore. Più che altro ora dovrò mettere la moto sui cavalletti poggiapedane, ma le pedane non hanno il poggiapiede, quindi dovrò inventarmi qualche cosa per tenerla ferma. E più che altro sono solo e quindi dovrò sollevarla di potenza. A questo serve la palestra. E mettere i cavalletti con i piedi, credo, non so. Poi ovviamente le carene si sono un po' graffiate, appena fatte erano. Vabbè. Le rifaremo. E momentaneamente non vedo altri danni. Sicuramente dovrò smontare tutto per fare un controllo accurato. Soprattutto dovrò aprire la cassa filtro per vedere se sono entrati sporcizie, sassi, detriti, cose così. E pulire tutto per bene e rimettere tutto a posto e assicurarmi che insomma sia tutto dritto, tutto perfetto, anche perché lunedì sono a Misano e voglio una moto che sia perfetta. Nulla, bando alle ciance e iniziamo il lavoro duro. E ora montiamo quelli nuovi, gentilmente non dico offerti da Walter Moto, ma dati a un prezzo veramente veramente scontato. E quindi ringrazio veramente Walter Moto, perché mi ha fornito subito là, già direttamente domenica, tutti i componenti che mi servivano per riavere la moto pronta in un attimo. Ora vi faccio capire perché è importante aprire la cassa filtro quando si fa una caduta. Sassi nella cassa filtro, filtro molto sporco che ora andremo a pulire, e ora vediamo sotto al corpo farfallato che cosa è successo. Venerdì sera e siamo ancora qua. Oggi ho avuto una giornata full, non sono riuscito a venire pomeriggio e quindi passerò la nottata a rimontare la bestia, perché domani voglio caricare e domenica voglio partire tranquillamente. C'è un sacco di lavoro da fare, devo pulire i corpi farfallati, devo pulire il filtro, devo pulire la pompa a benzina,
c'è da rimontare tutto, rimettere l'acqua, rimettere bene la cassa filtro, rimontare, praticamente c'è da fare tutto ancora. E quindi penso farò un'ottata. Ah raga, finalmente domenica, siamo pronti a partire. Ma noi ci vediamo direttamente a Misano con i personaggi che mi accompagneranno in questa avventura. Sono poco raccomandabili. Ciao Ale, com'è? Salve! Salve! Suddivisa la giornata oggi. Abbiamo 4 turni, 2 la mattina e 2 il pomeriggio. Tra i turni della mattina e i turni del pomeriggio avremo un test molto carino sulla moto biposto con Dario Marchetti e sarà un'esperienza unica. La facciamo, stacchiamo, impegniamo, la mettiamo un po' di traverso, facciamo. Ricordi chi guido io? Io l'attacco e basta. Esatto. Ale, vedo che sta crescendo su YouTube. L'unico modo per eliminare la concorrenza in pista, visto che in pista lui va fin troppo più forte di me, l'unico modo per poterlo eliminare era fargli fare questa bellissima esperienza. Mi ringrazierai più tardi. Grandissimo, una roba assurda. Com'è Ale? No, prometto. Non c'ho parole, assurdo. Figo? Vado piano. Vado piano. Su una ruota, le traverso di solito, staccata. Di solito dice guido da bagnato. Stacchiamo, impegniamo, la mettiamo un po' di traverso. Ringrazio i ragazzi di Six che mi hanno dato in prestito questa sottotuta Six nuovo, ultima generazione. Adesso lo proviamo e vi darò le mie impressioni. Un prodotto nuovo, non la sottotuta ma il tessuto, perché è stato notevolmente alleggerito rispetto alla precedente Light. Alleggerito cambiando la composizione, migliorando la composizione e diminuendo il peso proprio del filo. Tutto quello che già conoscete, probabilmente spero conosciate del prodotto Six, rimane invariato, quindi traspirabilità al top, gestione del sudore, diciamo che tutto sommato è una seconda pelle veramente molto sottile, che però vi aiuta a gestire al meglio la sudorazione durante l'attività sportiva, in questo caso quando siete in moto, quando siete in pista. Tac! Impressioni? A caldo o freddo? A freddo ormai. 2-3 davanti a caldo e uno sera. Stavo per dire io. Sì, adesso vedete, mi hai rubato la battuta. Già, primo turno non si mette mai la GoPro, perché primo turno è sempre. Ma tu non sai cosa ho fatto io. Cos'hai fatto? Finalmente mi ha autorizzato a mettere la GoPro, metto la GoPro, non entro, accendo, no SD. Sì. No. Mai una gioia. Mai una gioia. Sto stronzo all'esterno il curvone mi ha passato, capito? Perché lui se la prende con i più deboli, no? Mi ha detto, all'inizio, mi raccomando, non mi passare il curvone. L'ho trovato in mezzo. Era in mezzo. No, proprio che altro c'era la moto caduta lì giù, l'ho vista dopo e bravo, ormai ero dentro. Ti ho passato che cambiavo le marce a... Sì, ma stavo camminando. Sì.
solo che mi ha sorpassato, cioè in spazzolata così. Detto, vabbè. Ce l'hai quella ripresa lì? Certo che ce l'ho. Bella, sì, sì, ce l'ho. Bella sì, bella per te. Raga, devo dire, questo sottotitolo da Sims è veramente... La prima volta quando esco di pista tolgo la tuta in un puzzo di cane morto. Mi è successa questa cosa. Comunque ora entro per il terzo turno e poi al quarto turno i ragazzi di Pirelli mi hanno organizzato una sorpresa. Farò un turno con Manuel Poggiali che mi darà un po' di dritte e mi darà qualche consiglio per migliorare la mia guida. Quindi veramente ci tengo a ringraziare Pirelli per l'organizzazione che è veramente il top, perfetta. Mai visto un'organizzazione così perfetta. Ringrazio Ste89, ringrazio Fra, ringrazio tutti i ragazzi che sono presenti oggi perché è veramente una giornata top. Non mi divertivo così da tantissimo. Vieni dietro di me. No, è proprio non mi ferma, sono l'interesse del 4, faccio tanta fatica in ingresso. Ah, vedo soprattutto in alcune curve che la tendenza è arrivare molto lungo, fermarti e poi ritirarlo, sbagliato, soprattutto soprattutto con le cilindrate così. E frena prima, e oggi a Pirelli Day, oltre a tutti gli altri amici e tutte le esperienze che ho fatto oggi incredibili, tra Manuel Poggiali, Dario Marchetti, la moto più posto, ho fatto esperienze incredibili, c'era anche lui. Ciao ragazzi. Raga, vabbè, lo vedrete sul canale di Ste, ma fa delle robe in moto assurde. Non è vero, perché oggi c'è pianissimo. Sì, pure io, però vabbè, dai, c'è stata una giornata un po' così presa easy per divertirsi. Per te. Per me. Vabbè dai, ci sta, ci sta. E noi, io penso che lui lo rivedrete in un mio vlog perché andrò sicuramente con lui a fare un corso perché è un... Ah, è vero, tu sei della cricca di Ste. Sì, sì, sì. Andremo tutti quanti a fare un corso con lui. Vi aspetto. Ci saremo. Vai. Ciao. Raga, che dire, concludo così questo weekly vlog in mezzo a Misano, in mezzo alla pit lane. Qui stiamo facendo un sacco di video con dei personaggi molto molto famosi e interessanti, quindi questo weekly vlog finisce qui, ma noi ci vedremo nei prossimi video con me su una Ducati V4 con Dario Marchetti in biposto, una roba assurda, e tutta la giornata in questo Pirelli Day che è stato veramente fantastico, con tutti gli ospiti, con tutte le cose, e vi dico soltanto che ho fatto un turno con Manuel Poggiali, quindi non potete perdere i prossimi video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.